Buongiorno ragazzi, buon anno a tutti, buon 2021. Finalmente questo 2020 si è concluso, è stato un anno difficilissimo per tutti quanti. Non potevo non fare un riassunto di quello che è stato il 2020 per il canale, perché in quest'anno sono successe veramente un sacco di cose, di moltissime, e vi ringrazio tutti. Quest'anno è iniziato malissimo perché c'è stato il lockdown, l'epidemia, il Covid, e quindi per dei mesi siamo stati costretti a rimanere in casa. Immaginatevi anche chi doveva proporre dei contenuti come me o i miei colleghi, siamo stati veramente in difficoltà perché non potendo uscire, non potendo fare prove su strada o comunque contenuti in esterna, è stato veramente difficile poter andare avanti col canale. Però siccome credo di essere dotato di una discreta creatività, ho voluto per sfida cercare di proporvi più contenuti possibili in questi 60 giorni di lockdown per distrarre e distrarci tutti quanti. Quindi ragazzi, cosa ho fatto? Ho cercato di fare una scaletta di tutte le cose che avrei potuto trattare in questi 60 giorni. Sono fiero di quello che ho prodotto perché sono stati fatti 40 video in 60 giorni, quasi non avendo mezzi disponibili. E quindi ho fatto un po' di tutto, mi sono lavato la macchina con quello che ho trovato nel garage, ho riproposto, rimasterizzando qualche video vecchio che era in fondo nel canale e non lo vedeva nessuno. Fondamentalmente ho voluto intrattenere e giocare, quindi mi sono rimesso a guidare la mia macchinina elettrica con una GoPro fissata sopra per coinvolgere un po' anche voi nella guida. Ho sfidato Ken Block, ma ovviamente a modo mio, quindi riproducendo una competizione tra me e lui, ma dove io guidavo sempre una macchinina elettrica. Ho creato un personaggio che so che è piaciuto a molti di voi, che è una sorta di Diabolik, ma ovviamente con la mascherina. Ho parlato, ho analizzato, ho raccontato e spero di essere riuscito in questi due mesi difficilissimi a tenervi un po' di compagnia. Finalmente, quando è finito il lockdown, siamo tutti tornati alla vita normale di tutti i giorni e ho potuto riprendere tutti i video in esterna che avevo in sospeso, quindi tantissime prove su strada. Ne ho fatte tante di auto diverse, anche qui con la finalità di non annoiare. E quindi cosa ho fatto? Ho guidato una BMW Serie 4 e 25 M Sport, ho guidato un'americana, la Camaro. Ho avuto il privilegio di guidare una Giulia quadrifoglio. Molti di voi ragazzi mi hanno prestato le loro auto, quindi ho guidato anche una TT Cabrio, una Q3 RS. Per i ragazzi giovani che mi seguono ho voluto provare una Aixam, e quindi un'auto adatta a chi ancora non ha la patente, perché so che in tantissimi di voi siete giovani e giovanissimi e volevo dedicarvi un video. E poi ho avuto il privilegio forse più grande all'interno delle prove su strada di questo 2020 di poter guidare una ISO Rivolta, una A3C, un'auto fantastica, dalle emozioni di quella giornata indescrivibili, le ricordo benissimo ancora adesso. Però come sempre nella vita succede, quando tutto sembra che stia andando per il meglio, ti capitano degli imprevisti e ti viene a mancare la terra sotto i piedi, ti viene a mancare quella figura materna che ha sempre appoggiato il tuo entusiasmo e il tuo lavoro. E quindi mi sono assentato dal canale per circa 20 giorni e ho deciso di dedicarle, quando sono tornato dopo quei 20 giorni circa, il video più difficile, più delicato del canale, dedicato proprio alla persona che mi ha infuso la passione per le auto che io adesso ho. Sono sicuro che sicuramente da lassù mi sta guardando. Continua a guardarmi. Continua a guardare i video che adesso riprenderanno e continua a guardare la mia vita come va avanti. Poi, come in tutte le cose e mie abitudini fare, ho reagito andando avanti e quindi recuperando entusiasmo e voglia di fare, e mi sono rimesso subito a continuare a produrre video
e di lasciarmi questo brutto momento alle spalle, grazie anche alla vostra strepitosa presenza. Ho ripreso subito dopo quello che mi era capitato, cercando di riproporre quel concetto di intrattenimento che voglio che abbia il mio canale, e quindi sono andato in pista con una bellissima BMW E36. Non avevo mai fatto una giornata intera in pista, e grazie anche a uno splendido istruttore ho imparato un po' di quelle tecniche per affrontare una curva, come tenere la macchina in strada, e mi sono divertito da morire. E poi ho fatto un grandissimo upgrade e lavoro sul mio garage, perché ho preso la Mini Cooper S che voi tutti avete visto. Ho finito finalmente tutte le personalizzazioni della BMW Z4, il 3000 benzina manuale che ho nel garage. Ho inserito la regina del garage, la mia Jaguar F-Type S, con due video, uno di presentazione iniziale e uno un pochino più tecnico di guida. Insomma, ragazzi, ho cercato di tornare alla normalità, ce l'ho fatta e spero che vi siate divertiti e appassionati anche voi al canale. I numeri mi danno abbastanza ragione, perché in questo 2020 il canale ha avuto circa 5 milioni di visualizzazioni e più di 14.000 iscritti. Nei ringraziamenti però doverosi di questo bilancio del 2020 non posso non menzionare alcune persone. Tra queste, in primis, Alex Salvarani mi sta dando una forte mano nei lavori di restauro di questa Ford Escort del 72 e la stiamo restaurando tutta. Ringrazio Alex, ringrazio i suoi collaboratori, ringrazio tutti voi del canale per le donazioni che avete fatto su questo progetto, che per me è il più importante del canale, grazie al quale si sono raccolti circa quasi 4.000 euro che ci daranno una mano eccezionale nei pezzi di ricambio e nelle lavorazioni che stiamo facendo su questa Ford Escort. Ringrazio anche Valerio, il proprietario della Ford, per avermi donato qualunque musica io volessi usare all'interno dei video che trattano la sua Ford Escort. È un piacere per me utilizzare le sue musiche all'interno di quei video. Un grandissimo ringraziamento a Federico, proprietario di ISO Restoration, questa officina artigianale che crea dei capolavori di artigianato riproducendo queste ISO Rivolta, di cui poi ho potuto fare la prova su strada. Giornata indimenticabile. Ringrazio i miei amici di Peanuts Digital, due ragazzi giovani ma veramente bravi che mi hanno dato una mano nei video delle prove su strada a cui tenevo di più, quindi la Z4 e l'F-Type S, e con i quali continuerò a collaborare anche in questo 2021. Ringrazio Donze, Alex, di aver fatto un video insieme a lui, di essere in contatto da diversi mesi, persona squisita, con cui è nato un ottimo feeling, e credo che l'avrete visto anche nel video che abbiamo fatto insieme. Ringrazio tutti gli sponsor che ci sono stati sul canale quest'anno, perché la loro presenza è servita e servirà per migliorare la qualità dei miei video, andando ad investire in materiale tecnico, in apparecchiature che servono per migliorare l'editing o per migliorare la resa delle idee che ho in testa. Non in ultimo ringrazio simbolicamente la mascotte del canale, il mio cagnolino Jack, che mi segue sempre ovunque io vada quando realizzo dei video in casa o da queste parti. È lì che mi osserva e sembra partecipe anche lui al nostro canale, anche se è un po' monello. Voglio ringraziare tutti i ragazzi iscritti al canale, tutti voi, tutti i ragazzi iscritti su Instagram, dove sono presente come Dave Sport Cars, che mi mandano messaggi strepitosi, tutti i ragazzi iscritti nel mio gruppo di WhatsApp. Senza di voi questo canale non esisterebbe. Quindi grazie mille, grazie di avermi tenuto compagnia in questo eccezionale 2020. Ragazzi, mettiamoci questo anno difficile alle spalle, adesso ne inizia un altro. Anche questo probabilmente non sarà semplicissimo,
ma so che ci terremo compagnia. Fidatevi di me, ho veramente tanti progetti in cantiere da realizzare, ne vedrete delle belle. Per oggi è tutto, per chi ancora non l'avesse fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Di nuovo, un abbraccio da Dave e buon 2021!